Penso anch'io. Ma se c'è qualcuno in giardino di fisicamente umano, fisico. Ma che cacchio lo so, io vorrei saperlo. Cioè, avete scelto voi di fare sta indagine, ha raga. Ragione, ma adesso voglio vedere. Dai, si è filmato una saga, Io mi ricordo tutti gli strumenti perché io non penso che sia contro. Ok, tanto qua lasciamo tutto in rec. Sì. Lì sta registrando. Sta registrando. Sì. Ok. Cioè, tu Simo, cosa hai visto? Allora, ho visto, no? Un'ombra, raga, no, cosa? Raga, ve lo giuro. Ve lo giuro. Oh. Ho visto. Cosa? Sta facendo anche. Hai sentito che hanno anche cinguettato gli uccellini? Ah, ho visto qualcosa laggiù. Siamo nella mia casa delle vacanze con Paolo e Debbie, compagna cantante. Stanno facendo 6 giorni di indagini dentro la casa. Questo è il primo giorno di indagini. Il primo giorno di indagini, cosa succede? Riprendiamo qualcuno nel giardino di fisicamente che corre. Era alto? Sì, 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 era sì, alto. Sì, sì, era alto. Sta male. Cioè, continua a brillare, Tu quindi l'hai visto qui? Qua davanti a questo faro. Davanti questo a questo faro qua? Sì, questo lampioncino. C'è qualcuno? Ok, allora, io non avevo capito che l'avevi visto qua. Raga, se l'ha visto qua, non può essere qualcosa. Per qua così. Perché no? Ma perché qua non ci sono ingressi? No, non c'è nessun ingresso. Quindi avrebbe dovuto entrare di qui. Tipo un animale, capito? No, Gian. Io, allora, l'ho visto. Raga, non era... Sta descrivendo sì. Quello che ha appena non caduto. Era abbastanza altro. O quello che sta guardando. Ci sta guardando dalla finestra? Raga, i brividi. Non so, là è in rec la videocamera. Pericoloso. Guarda, pericoloso. Ma no. Ma no, guarda sto M1. M1 no. C'è stata una luce in casa. Vero? Non è vero. Cos'è? C'è stata una luce in casa. È filmato, è in rec in casa. È filmato. Come è tutto filmato. Passa la luce, non so dirti. Sì, sì. Orbs. Camminare. Ah, sta camminando. Ma questa presenza è passata e dov'è che andava? In là. In casa. In là. Ah, in là. In là, dritto per verso dritto. L'albero di noce. Verso il noce, così, bravo, stavo per dirtelo. Proprio così ha fatto. Il noce è proprio lì dietro, lì. In linea d'aria. Raga, sì, lo vedo lì. Allucinante. Possiamo andare lì un attimo all'albero? Qualcuno ha fischiato. Ma raga, stiamo sbarrando. Raga, qualcuno ha fischiato. Ben volentieri. Ma che no. Porca miseria. La luce è spenta però. La luce è spenta. Una brutta sensazione, raga. Chi lo dici? Ce l'ho proprio brutta, non mi piace. Sei qui? Ti fai vedere? O vi volete far vedere? Avete capito che noi staremo qui per 6 notti e dormiremo qui? Per 6 notti consecutive. Esatto. Perché non vorrei che stanno facendo così. Perché sperano che noi andiamo via. Ah, sì. Okay. Una specie di intimidazione. Che ci spaventano. Cosa che... sta funzionando. Esatto. Sotterrare. Oh. E non c'è parola più azzeccata qua. No. Io, la Giulia, la Nicole e la Luna continuiamo a credere che ci sia qualcosa sotto qua. Da scavare sotto all'albero. Noi abbiamo sta convinzione come se ci sia qualcosa sotto terra in giardino di prima qua. C'era poi scritto morta, però sì. Vabbè, se viene fuori morto veramente, raga, guarda, è la volta buona che mi ribalto. Vabbè, no. Comunque io penso che ci sia veramente qualcosa sotto sotto, ma fisicamente. Dimmi. Cosa? Raga, qualcuno ha parlato dalla casa. La voce? Voce femminile. Leggi lì, siete scritto? Arrivare. Qualcuno ha parlato. Una voce femminile. Una voce femminile. Che veniva dalla casa. Ti dirò di più. Eh. Due voci femminili mi sembravano.
Apparire. Allora c'è, allora c'è. Apparire. E allora c'è qualcuno qua che palesemente sa qual è il nostro intento. Dove siete? Presenza. Minchia, raga, dai, cioè. Va bene. Siete in mezzo ai campi? Sopra l'albero? Sottoterra? Sul suolo di questa casa? Rumori, eh? Rumori. A parte che già tutte ste strade, sto campo immenso, nel nulla, al mondo, è una roba di un inquietante che fa spavento. Non so. Dove ti nascondi? Manifestati. Fatti vedere. Se il tuo intento è spaventarci, non ci riuscirai. Provare. Trovare. Vuoi giocare a nascondino? Ah, vuole che lo troviamo noi. Paolo, contiamo? Oddio. Sì, sì, contiamo, contiamo, contiamo. Partiamo da 10 e noi ti veniamo a cercare, ok? Hai 10 secondi per nasconderti. Giusto. Per nasconderti. Poi guarda l'M1. Dobbiamo chiudere gli occhi anche. Chiudete gli occhi, raga. Assolutamente si sì. Si gioca a nascondino con i fantasmi oggi. Sì. 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Pronti o no? Arriviamo. Che allora, paura. Innanzitutto c'è stato bene. Allora, innanzitutto c'è stato bene. Un rumore. Ho i brividi. Ok, sì, sì, l'ha capito. Trovarli, raga. Allora, c'è poi stato un rumore dietro di te. Ambiente, ok. Ok, cerchiamo. Raga. Cosa, allora, cosa? Qualcosa, qualcosa ha camminato dietro di me. Ok, ok, si stanno nascondendo, si stanno nascondendo. Baby, devo chiesti far strada. Però non ci sono animali, eh. No. Oddio. Perché ti vengono in mente queste idee? Perché si perché probabilmente hanno proprio voglia di nascondersi. Ok, dobbiamo cercare cosa c'è. No, basta. Cosa? Cosa là, adesso li prendete perché porca vacca c'è qualcuno là, eh. Porca vacca c'è qualcuno là. Non mi piace giocare a nascondino. Già non mi piace di mio giocare a nascondino. Ancora sono di recesso. Vi stiamo venendo a prendere? Tutti insieme però. Sì. Ok. Dove, John? Magari si nasconde proprio qua. Tra le piante, tra le frasche. Non sei... Non sei quello che è legato all'albero del noce? Chi fischia? No. C'è qualcuno. Cammina. Raga. Abbiamo solo... Non abbiamo sottovalutato una piccola cosa. Cosa? Quante presenze stiamo cercando? Più di due. Più di due, Debbie. Più di quante tu possa immaginare. Hai capito? E ognuna forse con una sua storia, ognuna che ha qualche... Boh, qualche conto in sospeso. E ognuno di loro che si sta nascondendo da noi. Esatto. E che sta giocando con noi. Ecco, stavo per dirtelo. Sai quanti stanno... Non è possibile, ho visto una luce. Dove? Allora vedi, abbiamo visto la stessa sull'albero. Roba. Io l'ho filmata prima. Sull'albero. Abbiamo sull'albero. Visto luci, ripreso luci. Raga. Cioè, è impossibile. Sull'albero l'ho visto. Qualcuno passeggia. Senti. Senti. Ui. Cos'era U? Così, l'ho sentito anch'io. Cosa succede se non lo troviamo? Lui trova noi. Ci sono dei rumori. Ma ho giusto un'idea. Andiamo a vedere. Andiamo dove? Andiamo a vedere in casa. No, raga, sono attorno a noi. Raga, sono attorno a noi. Ma intanto se sono 30, 20, 40 potrebbero essere attorno a noi come in casa, come da qualunque altra parte. Aspetta.
State fermi un secondo. Stanno camminando, ma camminano attorno a noi. E attorno a noi. Giuro, 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 lo sento. Dov'è ca... State fermi un secondo. Fermi. Sentite? C'è qualcuno che cammina. Porca vacca! Filmato! Raga, c'è qualcuno là! Aspetta un secondo! Dove? Dove? Qua, te lo giuro! Paolo, vuoi farmi morire? Qua! Di aver avuto un mezzo infarto, ti giuro! Cioè, adesso... Sì, ma... Oh, sento freddo! Raga, non può essere qualcuno di fisico, dai! Cioè, dove... Dai, la dove smettete! Che cacchio state filmando voi due? Raga! Raga! Scusa, ma se fosse... Oh, non sono rincoglionito, sì, ma, oh, se fosse una persona, tu dimmi dove è andata, che con la torcia tiro fino al fondo del campo. No, posso dirti? Dove si è nascosta? È proprio una presenza oscura. Nera. Io vi faccio tanti auguri per i vostri 6 giorni. Sapete cosa mi ha scritto? Cosa? Vittorio. Quello è vero.